tutti, grazie Paolo. No, io vi ringrazio, ma non ho tanta voglia di ridere, no. Signore, diventando anziano ci sono delle cose per cui diventi intollerante matematicamente. Allora, sono finite le feste, a me ha rotto i coglioni il Pandoro, lo zio, quello che per la casa gira, che vuole tagliare la stella. Taglialo normale! Cosa continua a tagliare la stella che non si capisce da lì 25 minuti? Poi, quando eri giovane, il Capodanno lo vivevi in un modo differente. Finivano le vacanze ad agosto, già a settembre ti vedevi con gli amici, oh, cosa facciamo a Capodanno? Adesso a 52 anni, a mezzanotte meno 10, non sai ancora dove cazzo andare. No, ma si facevano le feste in casa, ognuno portava cosa a mangiare, le lasagne, la pasta al forno, il vitel tonnè con dei capperi dentro da un chilo. Mi dice, scusa, cos'è questa roba? Capperi, di chi? Del bambino del terzo piano di sopra. Sono quelli che lasciavano nell'ascensore, sai, dietro la porta di là, e li mettevi sul vitel tonnè. Che già verso il 12 meno 10 avevi un'acidità, sentivi... Poi a Capodanno questa storia che se non fai l'amore tutto l'anno, a Capodanno non fai l'amore tutto l'anno. Allora quando eri giovane, verso le 3 del mattino, eri ubriaco fradicio, cercavi un'altra ubriaca, si girava per la festa. Trovavi un'altra ubriaca e andavi a letto. Nel letto continuavi, vomitavi tutto, non si strombava mai. Il giorno dopo, verso le 3 del pomeriggio, ti svegliavi, la trovi nel letto e dici, scusa, ma non abbiamo consumato lei? Eh no, ormai è l'1, arrivederci, e non trombavi più. Aspetta! Poi, le differenze. I nostri capodanni, le micette a mezzanotte. Le trombette, quelle. I cappellini, quelli appunto con le penne. Adesso c'hanno delle bombe. A mezzanotte, sai quando vengono giù gli stadi in America che li demoliscono? Uguali. Poi buttavi la roba vecchia. Un mio amico ha buttato la moglie, era 20 anni, che lei si è maffa culo, l'ha buttato giù. Ma poi c'è questa storia dei cani, eh no! Bisogna proteggere i cani, dalle 11 a mezzanotte i cani coccolateli. Ai miei tempi il cane aveva l'accendino, mi diceva, oh Bucci, accende la bomba. Ma poi, scusa, quella storia che dopo mezzanotte devi mangiare sto cazzo di cotechino con le lenticchie. Allora, lo mangiavi a 20 anni, facevi un ruttino, a posto, stavi. Mangialo a 52. Vai in camera e cominci. Le lenticchie, se no diventi povero non diventi ricco. Ma è una cazzata. Io ho fatto il Capodanno a casa di Briatore, un giorno ho detto, scusa, le lenticchie non le ho mai mangiate. È miliardario, che cazzo c'è? Aspetta! Lo spumante, ai miei tempi! Lo vincevi a Luna Park, alle Varesine, sai quello, tum, quello zuccherato. Costava 100 lire. Adesso ci vuole il Crystal, quello da 280 euro. Che quando ti scappa la pipì dici, no, non lo piscio, lo tengo dentro, 280 euro. Ma il panettone! Il panettone era normale! Poi c'era quello che mangiava, che non gli piacevano i canditi, e da sotto il tavolo faceva... Diceva, che cazzo fai? I canditi non mi piacciono. E li sputava tutti sotto il tavolo. Adesso fanno dei panettoni, vai in pasticceria, mi dà quello. Cioè, il panettone, così, sopra la Torre Eiffel, con sopra le Torri Gemelle, tutto in cioccolato. Che cazzo lo mangi a fare? Costa 4.000 euro, lo lasci lì in casa e lo guardi così. Ma poi alla sera di Capodanno bisogna bere i succhi alcolici, se no sei un coglione. Il Moscow Mule. Abbiamo avuto il Moscow Mule, c'è lo zenzero. Per 12 minuti, da mezzanotte a mezzanotte e 12 fai. Oh, il gin toni! Adesso, fermi! Adesso a 52 anni, verso le 2 di notte, facciamo un Moscow Mule. Fammi la tisana, vado a dormire. Ma poi il giorno dopo guardo il telegiornale, studio aperto. Ah, parte, vediamo i filmati di 12 ore fa come hanno festeggiato in Australia. Che coglioni! Poi c'è un'altra notizia, c'è stato un grosso calo delle vendite durante il periodo natalizio. È logico, perché la gente, non è che siamo tutti deficienti. Quando vai dal tuo amico che fa il commesso, quanto costa questo cappotto? Leggi 800, lui ti dice, vieni il 26, ci sono i saldi. Te lo lascio a 110, vieni il 26. È logico! Ma aspetta! Poi l'oroscopo! Mamma che coglione l'oroscopo! Perché poi non c'è un segno di cui non è l'anno giusto per quel segno. Qualsiasi segno, tutti! Ariete, ah cazzo, il mio anno! Tutti! Quindi godiamo tutti di questa roba. Poi arriva la Befana, tra pochi giorni arriva la Befana. Che festa è la Befana? Dimmi, allora, la Befana viene di notte con le calze tutte rotte. Già è sintomo di povertà. Io quando ero piccolo mettevamo le calze del nonno, che puzzavano. La Befana diceva, andate la fanculo, andava via anche la Befana. Poi ti mettono dentro il torrone e il carbone. Io a 6 anni ero senza denti, ma non per i denti, per mordere il carbone e il lattone. Avevo l'apparecchio dell'Alitalia.
Detto questo, signori, sono qua per augurare a tutte le famiglie un felice anno nuovo, ma che ci sia tanta salute in tutte le famiglie.